Buon lunedì a tutti, sempre Forza Foggia. Accendiamo il nostro caffè. Allora, un Foggia niente male, un pareggio niente male, però i 3 punti erano importanti per noi. Delli è un centrocampista e ha fatto un bel gol, no? Ma dico io, se è un centrocampista fece un gol, no? E gli attaccanti che teniamo non fanno un cazzo. Cioè, non hanno saputo segnare gli attaccanti, i centrocampisti hanno segnato. Allora dico, che teniamo a fare si attacca, che non servono a niente. Che stanno a fare sti attaccanti? Cioè, a quando trasne in partita, a quando stanno in partita ne segnano. Cioè, se ne segnò un centrocampista, chi va a segnare? Allora, abbiamo sistemato la difesa, abbiamo sistemato il portiere, abbiamo sistemato il centrocampo. E gli attaccanti? A quando trovano in partita? Ma che veramente? Cioè, io non ho parole. Cioè, se non era il gol di Delli, cioè, perdemmo pure. A parte che il rigore non c'era, ma a mio punto di vista, ma perdemmo pure la partita. Cioè, ma stiamo scherzando. Mullone a me. E noi ci avessimo salvato quest'anno. Quest'anno ci stanno tanti problemi. La società ha messo il 50% in vendita, di cui la società non può più affrontare le spese, non può più comprare giocatori, non può più fare cose. Le nuove persone che sono interessate a prendere il 50%, sono interessate a prendere Foggia, però queste sono le ultime novità che stanno trattando. Sono interessate a prendere Foggia, ma vedendo la società e quelli che stavano dietro, sono un po' in dubbio. Perché la società economicamente non tiene più soldi, non va ad affrontare, e infatti ha messo in vendita il 50% del pacchetto azionario del calcio Foggia. Ormai, e quelli che subentrano al pacchetto 50% vanno a aiutare questa società che abbiamo, i Sanelli. Allora, economicamente, perché non ce la fanno, soldi non ne hanno, non ce la fanno, pure che hanno l'attività da pasta, tam, tutto qui, economicamente non ce la fanno, non posso cacciare soldi per loro, è un po' pesante. Allora hanno messo in vendita il 50% e ci sono alcuni azionisti che vogliono acquistare il 50%, però ci sono troppe cose dietro, dell'arresto, i soldi, di fare tutte queste schifezze che è successo. Di cui loro sono un po' in dubbio. Se è così, io spero che acquisto il 50%, entro in un'altra società e così cacciano un po' di soldini e aiutano il Foggia. Ma se non è così, è malamente, andiamo male. Perché loro non ce la fanno economicamente. Riguardando alla partita ieri, cioè noi abbiamo un problema gli attaccanti, ma purtroppo gli attaccanti non segnano. Aire Galano ha fatto schifo, hanno fatto schifo. Adesso abbiamo risolto portiere, centrocampo, difesa, ma ci mancano. Cioè, io uscendo campista, signora Iri, ma siamo scherzati. Un problema con gli attaccanti, ma purtroppo, a quando sono in partita, ma la società non può aspettare, perché la società ha messo in vendita anche il 50% del pacchetto del calcio Foggia. Il comune, ci sta meno, che ce n'è dopo comune? Non può neanche aiutarci il comune.
imponendo ai doni, di cui la società ha messo in vendita perché economicamente c'è una fame. E la cosa non è che è bella, perché se una società decide di vendere il 50%, vuol dire che forse loro ci stanno chiusi. Di cui è qua la cosa non è bella. E guardando la partita, un Pescara c'è che noi potevamo chiudere la partita, il gioco primo team, ma potevamo chiudere la partita. Poi secondo team è su gol un rigore inesistente, cioè almeno per me non c'era il rigore. L'arbitro è stato proprio, beh, non parliamo d'arbitro per carità, sono tutte le maniere. Ma in concreto, cioè se non era per la difesa, cioè niente, gli acquisti che hanno fatto con la difesa fanno paura veramente, per carità, se ci vuole armati là che è spaventoso, che non ci passa nessuno, e gioca bene, hanno fatto dei belli acquisti in difesa, facevano paura proprio, portiere, altrettanto. Abbiamo pure apparuto su centrocampi, fasci, ma a noi ci manca l'attaccante. E quando siamo in partita? Quasi pronto il caffè. Qua non va bene. Cioè, se sono mie speranze, per salvarci è triste. E poi, sentendo l'ultima novità, che è la società, economicamente non ce la fa. E allora ha messo in vendita il 50% e ci sono degli azionisti che vogliono acquistare, però stanno valutando perché c'è troppo casino dietro a questa società. E allora stanno cercando di prendere valutazioni, di valutare un po' la situazione. A me era buono che traessero un po' di soldi nella società per acquistare nuovo. Nuovi giocatori. Poi dico io, a macchetta di giocatori, che cazzo so, ancora fuci qua con Agnelli qua, c'è quello in lì, teniamo i giocatori in panchina, ma che siamo pazzi. Io penso una cosa, hanno trovato all'altro allenatore, Patalina, sì, è bravo, tipo lo conosco pure, niente da dire, però la Serie B non fa per lui, la Serie B non è per lui, non è per l'Europeis, lui è un allenatore che può tornare a C, ma la Serie B è tutta un'altra cosa, fa troppi errori, per esempio Oliver Gaga, il ruolo che sta facendo da ammesso. Non si trova bene, secondo me. Per me un altro po' di sugar, spermi di sugar. Non è per lui la Serie B. Mi dispiace, ma un punto di vista non è visto proprio la Serie B. È bravo come allenatore, però è bravo per allenare la C. Ma la Serie B non è da lui. Però ammassa la speranza che mo Padalina ci salvi in Serie B e per salvarci è tosta. Cioè non è bella, è tosta. Mo abbiamo ben ripartito. Ma io cosa ho sempre perso. Uguale. Ma la prossima mi è occupato. Teniamo 20 punti. Quando potete andare a 22. Se ne è vinto punto. E da fa tutti questi punti qua, siamo così alla fine. Chi squadra che non è venuta, se la squadra si comporta a questa maniera, gli attaccanti a questa maniera, e non fanno i gol, si parassita a me. Mi credo, ma vediamo, ma non fanno. Cioè, questi non fanno i gol.
poi dice l'allenatore, vogliono essere motivati. Con un pubblico così, con una tifoseria così, vuoi essere motivato. E che un motivo è così? Hai avuto proprio fatto di 15 anni da perdere da mangiare, da curva. Complimenti, curva nord. Una bella, un bel disegno, bellissimo, mi è piaciuto. Vogliono essere motivati. Massimo Paziano, Padalini dice vogliono essere motivati. Ma che motivazione? Quando vanno a pigliare i soldi non sono motivati. I soldi quando vanno a pigliare sono tanto, sono gasito là, sono un bel motivo. Pigliano, i soldi che pigliano un mese da qui, un periodo si apposta per anni. Non sono motivati. E quando io con il pallone, di il pallone, che mi ha indato la cazzo e porto, non si motivato, ma siamo passione. Ma già siamo pigliando per cui? No, vabbè. Il caffè è uscito. Sempre forza forza, dovunque. Zafo sempre rosso e nero, ma si avvicina la squadra, la dobbiamo motivare, ha detto l'allenatore, perché quando vanno a pigliare un stipendio non sono motivati, si parassito, io ci mandare una botta anche per qua, oui. Motivati, ci hanno perso un casino di punto, si attaccando poi sono proprio dagli attacchi in da mannezza, in da mannezza netta si attaccano, io sono parassiti, sono dei parassiti si attaccando qua. Complimenti a difesa, si è acquisti che abbiamo fatto, e ho portato, porca miseria, faceva io, se ci culo nero, voglio, mamma mia, complimenti proprio, però abbiamo problemi di attaccare. E sperando che il nuovo 50% della società che subentrerà, almeno stando ai mass media, alle notizie, sono interessato a un gruppo per acquistare il 50%. Speriamo che ci vada bene. Sempre forza forza, dovunque.